Vittorio Feltri con noi, fermi tutti, Vittorio. Buonasera, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Mancava. Allora, caro Vittorio, qui siamo veramente all'assurdo. Ora, facciamo questa piccola premessa, che è la mia premessa, la mia posizione personale. E il sessismo di cui viene accusato il tuo giornale in questi giorni da gruppi di femministe, avvocati che vogliono portarti in tribunale, non so che cosa, per quattro righe, secondo me di elogio alla figura che magari i più giovani nemmeno conoscono, di Nilde Iotti, che invece tu hai conosciuto bene, non fosse altro per la tua vetusta età, portata lì, naturalmente, che la signora Iotti, com'è? Sono ridicole queste cose qua. Cioè, dire che una persona è brava in cucina, prosperosa ed è brava anche a letto, il tutto senza insultarla, è trasformato in un'accusa di sessismo. Ma cosa c'entra con la Iotti, l'ordine dei giornalisti? Se uno deve fare un articolo sulla Iotti, parlerà della Iotti. Fai rispondere che prima ne Feltri. Sa, ma gli voglio chiedere a Feltri, che ne sa l'autorevolissimo cronista di com'era la signora Iotti sotto le coperte? È una cosa disgustosa e di cattivo gusto. Vittorio, e di cattivo gusto. Ma a me risulta che il mio collega che ha scritto il pezzo sulla Iotti, sì, lo ha fatto in base alla fiction che è andata in onda, sì, dove risultava tutto quello che lui ha scritto, e lo ha fatto con molto garbo, e qui non riesco a capire come mai ci siano tutte queste polemiche assurde nei suoi confronti della direzione del giornale. Scusate, ma puoi dire, parlando della Iotti, quelle caratteristiche lì, ma che ne sa? Che ne sa l'autorevolissimo collega di cosa? Ma cosa è incredibile? L'autorevolissimo collega che si chiama Giorgio Carboni, che ha 80 anni, ha visto. È ironico, autorevolissimo, ovviamente. Allora vai avanti tu, che io sto dicendo. Che dicevi, Vittorio? Cosa incredibile. Dicevo che Giorgio Carboni ha scritto questo pezzo non sulla base delle sue conoscenze, ma sulla base della fiction che è andata in onda, dove risulta tutto ciò che lui ha commentato. Ma poi scusami, dire che uno è grande in cucina e grande a letto, il massimo che in Emilia si chiede a una donna, dov'è l'insulto? Ma non solo, ma siccome risultava tutto ciò dalla fiction, quindi ma cosa c'entra la fiction? Ma è quello. Era una recensione alla fine. Esatto. Ma cosa recensione? Parlava della Iotti. Poi l'ha vista con un occhio un po' morbosetto la fiction, evidentemente. Ma scusa, c'è stata una fiction o no? Sì, certo. Assolutamente. E come mai per la fiction nessuno si è arrabbiato? Perché. Ma sì, ma è una cosa incredibile. Rompi cazzo che non sei altro. Ma nella fiction non c'è nulla del genere. Nulla. Aspetta, Vittorio. Aspetta. Ma non l'hai vista? È inutile dire vi saluto. Questo signoretto qui. Ma non hai visto neanche la fiction? Ma io l'hai vista? Appunto! Come al solito! Ma l'ha vista Carbone per commentarla? Come al solito, lui dice: Ma non so niente. Allora, scusa, parla sempre di cose che non sa. Allora, scusami, stai zitto, Parenzo, stai zitto un attimo. Allora, Vittorio, scusa. Dire a una donna, zitto un attimo, dire a una donna che è grande in cucino, grande a letto, a prescindere dalla fiction, non è mica un'offesa, diciamo la verità. Ma se fosse vero? O no? Cioè, a te, per esempio, come donna piaceva la Iotti, Vittorio? No, a me non me ne frega un cazzo della Iotti. Ecco, pure di anzi, quello. Mi era anche antipatico perché era comunista, stracciata, e oltretutto compagna di Togliatti, che è stato un grande, diciamo, un grande disastro per il nostro paese, che ha firmato la Costituzione italiana, ha fatto l'amnistia ai fascisti, pensa te, neanche della Costituzione te ne frega niente. È incredibile. Aspetta. Andate a fare il culo tutti voi che m'avete Vittorio, incredibile. Viene messo in contraddizione e si arrabbia, è una cosa pazzesca, Non ho parole. Paco. No, la fiction non la guarda. Lasci parlare. Ma lasci parlare. Ma no, scusami, parla di cose che non sa di niente. Poi entri nel merito e dici: ma
io non ho visto niente, non me ne frega niente, quello non lo conosco, non so un cazzo. E allora che giornalista sei? Dice la fiction, l'hai vista? No, io non l'ho vista, uno per lui, quindi non l'ha vista. Ma non vede niente, su ogni cosa dice, ma tu la sai quella cosa? No, a me non me ne frega. Parla di sentito dire, sono solo sentito dire questa. Allora lasci parlare o no? Ma sì, ma quando il medico dice scusami, allora nella vicenda di ArcelorMittal lo sa? Ah no, ma gli indiamo oggi, il titolo di oggi di sto cazzo di giornale che ce l'ho davanti, il titolo di oggi è: pur di fuggire dall'Ilva ci offrono 1 miliardo. Se nel merito gli chiedi, dici scusa, ma la vicenda ArcelorMittal la sai? Allora me frega niente, ma di Mittal, indiani, 4 straccioni che se ne vadano via. Cioè nel merito non sai niente, nulla. Dici la fiction, no, ma il pezzo parlava della fiction. Ma tu scusami direttore, l'hai visto? Non me ne frega niente e mi sta pure sui coglioni la Iotti. E allora di cosa parli? C'è tutto sentito dire, è l'uomo dei sentito dire. Dimmi Paco, dimmi. Ma così si incazza poi, se te la fai notare. Fai parlare con Paco. Dimmi. Oggi mi devi dare una risposta. Dimmi. Pazzesco. Cosa hai contro di noi? Ma contro di voi chi?